Si può contribuire alle operazioni di soccorso nelle aree colpite dal sisma anche con la tecnologia. È quanto ha fatto un'azienda informatica di Bari, la Planetech, che ha fornito immagini satellitari sulle costruzioni pericolanti e sulle vie di accesso interdette. Gaetano Prisciantelli. Professionisti e volontari al lavoro insieme nei soccorsi, non solo per scavare tra le macerie del sisma, ma anche per raccogliere e incrociare dati informatici sui danni, sui bisogni delle popolazioni, sugli interventi necessari. Succede in rete sulla piattaforma OpenStreetMap, le mappe digitali aperte. Qui chiunque può segnalare costruzioni pericolanti, vie d'accesso interrotte e frane, anche grazie alle immagini satellitari messe a disposizione da una società privata a poche ore dal terremoto. Per chi si trova sul campo, avere questo tipo di informazioni insieme a tutte le altre che le comunità di utenti stanno producendo e che la stessa protezione civile utilizza e raccoglie serve per avere evidenza di dove orientare gli sforzi e dove, come organizzare i trasporti, per esempio, i collegamenti, andare a dispiegare le risorse che sono sul campo in maniera mirata ed efficace. Un sistema di mappe aperto, sfruttato anche in altre emergenze e per necessità diverse, come il monitoraggio dei mezzi pubblici realizzato dagli utenti per la città di Bari. È il mondo dei big data. Abbiamo offerto non solo purtroppo un'immagine del disastro, ma anche un'immagine di riferimento prima del disastro. In una situazione di distruzione delle informazioni e delle capacità operative, avere un'immagine di questo tipo è sicuramente utile